anche facendo un po' di prove, poi capisci com'è la soluzione migliore. Vabbè, sì, beh, con la gambetta, no, lavori dritto, se no devi stare sempre piegato. Cazzo, sembra un'officina portatile. Ah, lo agganci e adesso è figata. Con le rotelline. Beh, comodo. E via. Benvenuti o bentornati sul canale. Dal mare alla montagna è un attimo. Ieri eravamo in Liguria, oggi siamo in montagna. A parte gli scherzi, oggi siamo tornati nelle nostre montagne, nelle nostre zone, anche se siamo fuori provincia, siamo in provincia di Bergamo, in Valseriana. Andremo a fare un bel giretto che abbiamo copiato e incollato in parte dal nostro amico Claudio, Il il Folletto. Folletto, però noi abbiamo fatto delle modifiche con un pochettino Delle modifiche dai bike, dai. dai bike, qualche saletto in più. Dovrebbe, visto il loro video, deve essere un bel giro con delle belle discese. Oggi siamo in compagnia di Tony e Luca. Ciao. Il giro di 28 km, 1300, Sì, quasi, quasi sì, sì. 1300 di dislivello. Iscrivetevi al canale, mettete un like. Adesso ci troviamo sulla ciclabile della Valseriana. Il primo punto del nostro giro è il santuario di San Patrizio. Minchia, Inchiuso. una via crucis questa, il santuario di San Patrizio ci fa penare. Batte d'occhio e vai su, ma cazzo, le pendenze sono indifferenti, bella dura, anche con l'elettrica è dura dura. Davanti, questa è la statua a Fontanella di San Patrizio. Esce un rigagnolo. E santuario. Adesso andiamo sulla balconata. Vai, vai dentro, vai dentro. No, no, entra che si accendono le luci. Ciao, è bello grosso. C'è corrente? Sotto dove? Ah. Oh, qua è più alto, Io non so se è troppo più tira. Ah, così. Meglio che non. L'asino. Lì fa la spia. Che bel pratone, il pratone è bello bagnato. anche
belle pendenze, eh. Ciao, prego. Ciao. C'è un po' di traffico su questa tangenziale. Bel traverso in mezzo al bosco. Ah sì, degli da loro. Beh, non sono cani da caccia. Sì. Basta andare piano. Su di giù di lì. Comincia, sì. Sì. Si cominciano a vedere anche i colori del foliage. È un canale. Bello tosto sto sentiero, eh. Questo devi fare di cattiveria. Ma è bello. C'è il torrente.
il treno un po'... sai cos'è? È umido, scivoloso, scivoloso, cazzo, e rimane un po'... Speriamo non sia continuamente esposto. Continuo a beccare i pedali nello stretto. Ah, nel canale. Nel canale. Tu hai l'aggancio. Ma quelle... cerco di non metterlo l'aggancio, a volte mi si agganciano. No, comunque una volta qua e qui me la sono presa. Fa tutto il giro qua. Bel panorama, bel punto panoramico. La discesa è abbastanza impegnativa, eh. Vabbè. Proprio Indiana Jones, eh! Giochiamo a pallone! Sono dei bei passaggi, Sì, sì, belli, però. Però, cavoli. Troppo frammentato. Sì. In questo terreno qua molto umido. Terreno con la pesca. Molto? No. Ma meno. Boh. No. Sempre giù. Venite giù e poi il tempo di tornantini. Eh sì. Perché va giù bello ripido, ma... Spero che non sia sporco. Vertova o Vertova, ma sopra è ancora più bello perché io sarebbe fino a un certo punto, però uno dei classici a piedi uno dei classici giri da YouTube tutte quelle passeggiate. Ho preferito stare all'asciutto. qua ci sta una bella foto, eh. Ogni secondo.
questo lì è... Conclusione del giro, devo dire ottimo, molto bello, due voli, ma perché volevano, stavano facendo le prove di due circensi, fortunatamente finite bene tutte e due, 31 km quasi, dislivello quanto? 1000. Un millino di dislivello, adesso siamo qua in questa bella birreria a bere e a mangiare. Ci vediamo alla prossima. Salutiamo Luca, Tony ciao. E me. Ciao.